come ogni martedì cominciamo con un piccolo racconto. È una parola d'ordine, diciamo, è quella di oggi, è un nome, il nome è quello di una ragazza che si chiama Mary Dolcecuore. Infatti questa è la sua storia, infatti questa che vi sto per raccontare è la breve storia di Mary Dolcecuore. Mary soffriva di solitudine, avrebbe fatto di tutto per cancellarla dalla sua vita e così aveva la pessima abitudine di passare le sue giornate davanti allo schermo del suo computer in cerca di amici. Un giorno ricevette una curiosa lettera di posta elettronica, diceva che scaricando un semplice programma avrebbe potuto cancellare ogni traccia delle cose che più odiava della sua vita. Pensò subito a qualche scherzo, a qualche persona cattiva che le aveva spedito un virus, perché come diceva sempre lei, che stava sempre ben attenta a mettere il naso fuori di casa, ci sono un sacco di balordi là fuori. Decise così di cancellarla, ma il dito indice continuava a dondolare su quel dannato piccolo tasto senza abbassarsi. Mary infatti era sempre stata molto curiosa. Decise allora di pensarci un pochino su e andò a dormire lasciando il computer lì dov'era. Il mattino dopo si alzò, si lavò i denti, si preparò un caffè latte con il miele e si sedette davanti al suo schermo luminoso, scoprendo senza sorpresa che la lettera era ancora lì ad aspettarla. La sua curiosità era riuscita ad irritarla. Chi era quel balordo che disturbava la sua esistenza così tranquilla e organizzata? Dondolò il puntatore per qualche secondo fra le scritte apri e cancella e poi si decise. Complimenti per la sua scelta, la sua curiosità sarà presto soddisfatta e la sua fiducia ampiamente ripagata. Infatti grazie al download gratuito di Easy Clean 2009 lei avrà la possibilità di eliminare dalla sua vita ogni cosa che non le piace con il semplice tasto cancella della sua tastiera. Nessuna spesa, nessuna controindicazione, un'unica regola, non funziona contro se stessi. Efficace al 100%, Easy Clean 2009 si sbaratterà di tutti e di tutti a suo piacimento. Mary Dolcecuore sorrise sorseggiando il suo caffè latte e poi sussurrò: fosse vero. La curiosità però ormai la guidava senza paura. Scarica il programma, installa, ok, ok, fatto. Comparve uno schermo bianco, con un semplice campo vuoto, come quello di un motore di ricerca. Boh, tutto qua, si chiese Mary indispettita, garatta di sciocchezza. E presa dalla rabbia diede un pugno sulla tastiera, cliccando involontariamente la lettera Q. Dopodiché schiacciò velocemente il tasto cancella per poter uscire dal programma, e all'improvviso dalla sua tastiera scomparve la lettera Q. Non era sparito il tasto, era sparita proprio la lettera Q. Cominciò a sfogliare giornali, riviste, libri, enciclopedie, ma della lettera Q nemmeno l'ombra. Allora, completamente terrorizzata, Mary riprovò in un batter d'occhio, ecco scomparsa anche la lettera X. Fu in quel momento che Mary Dolcecuore capì di avere in mano il suo destino e quello di chiunque altro. Dopo qualche altra prova di sicurezza che la privò del suo macina caffè e del suo orologio cucù, Mary pensò che poteva finalmente farla pagare a quella vecchia megera della sua padrona di casa per tutte le angherie che le aveva fatto subire, e la cancellò. Tutti si chiesero che fine avesse fatto la signora Winterbottom, ma nessuno seppe mai la verità. Mary si ricordò poi di quel bastardo che le aveva detto di amarla e poi era scappato con la sua migliore amica, e allora decise di cancellare entrambi. Gli venne anche in mente di quella meravigliosa notte stellata di Parigi che li aveva fatti innamorare, così cancellò la luna, le stelle e anche Parigi. E per far sì che nessun uomo facesse ancora del male a una donna in quel modo, decise di cancellare anche tutti gli uomini, l'amore e tutte le città del mondo. Pensò poi che una donna avrebbe potuto fare al nostro amico lo stesso torto che aveva subito lei, e ovviamente cancellò anche tutte le donne del mondo. Sì, dopo un piccolo rimorso di coscienza cancellò anche il dolore, le malattie, la fame, la sete e le guerre, ma inutilmente, perché ormai al mondo era rimasta solo lei. Era tutta colpa di quell'orribile programma e di quel suo computer che aveva cancellato tutto. E fu così che in un ultimo impeto di rabbia cancellò anche lui. In quell'istante Mary Dolcecuore si guardò intorno e naturalmente non vide più nulla. Capì così che l'unica cosa che le avrebbe tenuto compagnia per sempre sarebbe stata proprio quella che avrebbe voluto cancellare fin dal principio, e cioè la sua solitudine.